Ambizioni di primato che incrociano la fame di punti in una sfida ancora lontana dai verdetti definitivi, ma che può già fornire indizi precisi sui cammini stagionali di Campus Eure e W3 Maccarese. Dal Lungotevere Dante in Roma, quarta giornata di eccellenza, girone A. Un saluto da Francesco Mafera. E si parte, primo pallone giocato dal Campus Eure. Fischia l'arbitro, parte Russo a giro sul primo palo. Al lato di poco. Serie di rimpalli, poi pallone alzato a campanile. Non è finita, rimane in proiezione il Campus Eure. E allora Tovalieri dal limite col sinistro. Pallone fuori. Ancora Campus Eure in avanti. Scambiano sulla catena di destra i giocatori di casa. Poi pallone di ritorno per Cangiano col mancino. Chiude troppo il sinistro. Pallone fuori di un nulla. Break in mezzo al campo del Campus Eure, sfera allargata a sinistra dove sale Necci, chiama palla Tovalieri, eccolo servito il 9, l'aggancia, poi calcia col destro, il pallone non si abbassa. Pallone lungo in aria, a cercare una spizzata, va a terra un giocatore, si prosegue, starace dal limite di controbalzo, grande riflesso di Barrago che dice di no alle 16. Pallone che arriva a Damiani, prova a puntare in uno contro uno, dentro per Marzio Antonio, a terra, calcio di rigore. Non ha avuto dubbi qui il direttore di gara che ha indicato prontamente il dischetto. E allora è tutto pronto, dagli 11 metri va Tisei, ha fischiato l'arbitro, parte il destro di Tisei, intuisce Barrago, ma non basta, il W3 Maccarese è in vantaggio. Al Campus Eure 1-0 per gli ospiti. Fischia l'arbitro, pronto ad andare Tisei con il destro a giro sul primo palo. Gran colpo di reni di Barrago che questa volta gli sbarra la strada, ma ci ha preso gusto il 7. E non c'è più tempo, finisce qui al Campus Eure, vince il W3 Maccarese, che arriva quindi a 12 punti in anella, il quarto successo consecutivo, e rimane a punteggio pieno. Sempre a 1 invece il Campus Eure, che dovrà risalire la corrente.